Il fatto qual è? Il fatto è che c'è una sentenza che ha di un giudice che ha confermato una sentenza di un altro giudice. Parlano addirittura di giudizio universale. Ricordo quando in tempi di campagna elettorale ci avevano augurato i Lager, o ci avevano augurato, ci avevano paragonati anche a dei mafiosi, per cui citando Borsellino, Falcone, no? Oggi addirittura parlano di giudizio universale, dicono che è meglio tacere, dicono che noi dovremmo, non dovremmo usare parole come vergogna e dimissioni. Quello che è evidente, ed è davvero evidente, alla luce di sentenze di magistratura esperta in materia, è l'assoluta assenza dello spirito critico da parte di queste persone che finora hanno amministrato il comune di Lucera. Lo dico ai cittadini perché questa conferenza stampa non è indirizzata a voi organi della stampa, è indirizzata ai cittadini. Cercheranno di buttare la colpa sugli altri, lo stanno già facendo, stanno iniziando a dire che la colpa è delle vecchie amministrazioni che si sono mangiate in cera. Butteranno la colpa anche sui dirigenti comunali, vi assicuro, perché hanno, ci sono già stati dei segnali.